questi momenti. Abbiamo la vice presidente della Repubblica per il premio Pirandello e abbiamo poi un vertice italo-libico altrettanto importante. Chiaro, eventi importanti che meritano la giusta e doverosa attenzione, ma stamattina ho avuto il piacere di fare sia con i colleghi qui in questura, ma anche in un momento di incontro con il prefetto di Agrigento, ho potuto verificare, non che ce ne fosse bisogno, che la macchina è già partita da tempo, con tutte le attività previste, un'organizzazione di un evento del genere, per cui sicuramente, come è già successo nel passato, ci sarà un'adeguata risposta da parte delle istituzioni e della Questura di Agrigento in tutte le necessità del caso. Io qualche anno ce l'ho, nel corso del mio percorso professionale ho avuto il piacere di poter avere un'esperienza professionale in Calabria, vero qualche anno fa, dal 90 al 92, al commissariato di Palmi. Sono di origini campane, di Sommoisuviana, in provincia di Napoli, per cui ero studente universitario quando la camorra lasciava sul campo 200-300 morti l'anno. Vengo in una terra, la Sicilia in generale, che come dicevo prima nel saluto, insomma, ha anche questa provincia. Questa è la provincia che ha dato i natali a Beppe Montana, se vogliamo citarne uno. Ha dato i natali, ha visto ucciso dalla mafia Rosario Livatino e cito le persone che diciamo nel corso del tempo sono più vicine anche a me dal punto di vista professionale. Quindi è chiaro che mi rendo conto di venire in una realtà che purtroppo rispetto a tante persone per bene, al mondo dell'arte, ai vari Pirandello, a Sciascia, insomma, a Camilleri, agli uomini di cultura, agli uomini dello Stato che hanno sempre garantito la loro presenza nel silenzio. Lo dico anche ai poliziotti e delle forze di polizia che in questi giorni stanno fronteggiando situazioni di emergenza nel Mediterraneo senza tirarsi indietro. È chiaro, sono consapevole di questo, come sono consapevole della risposta delle istituzioni, dello Stato, alla loro presenza quotidiana. E in questo continuo, cito una cosa che ho letto in epoca non sospetta, dichiarata dal questore Mario Finocchiaro, al quale colgo l'occasione per mandare il mio saluto affettuoso per la nuova avventura che inizia a Messina, che molto probabilmente sul territorio quelle che possono essere le presenze anche delle varie associazioni, il volontariato, perché possa tutto diventare sistema nel rispetto della legalità, sicuramente è qualcosa che è iniziato e molto probabilmente dobbiamo continuare. E anche attraverso di voi è lo strumento per poter mandare questo messaggio di serenità, di fiducia in un futuro che sicuramente sarà migliore per i nostri figli e per quelli che verranno dopo di noi.